È la settimana nella quale la Camera approva in via definitiva il disegno di legge Nordio, una parziale riforma della giustizia, ma è anche la settimana nella quale i lavori parlamentari sanciscono in via definitiva che questo bipolarismo è non solo astratto, ma è talmente illogico e irrazionale da portare le forze politiche a fare il contrario di quello che hanno sempre sostenuto. Azione nasce fondamentalmente per questo. Non può esistere, non può funzionare che se una tua battaglia viene interpretata da chi governa e tu sei all'opposizione e ti opponi. Ma come? È una tua proposta, una tua idea. Il disegno di legge Nordio, che ha alcune modifiche meno significative, ha una dorsale che è l'eliminazione dell'abuso d'ufficio. L'abuso d'ufficio, vi do un dato, nel 2021 ha attivato 5.418 procedimenti. Quante condanne? 9. È un reato che, senza prendere parte politica, definisce quanto sia disfunzionale indagare e quindi poi bloccare l'attività di comuni, di eletti, di responsabili, di dirigenti, di amministratori per arrivare a nulla sul piano giudiziario. Moltissimi sindaci con i quali io ho militato, ho fatto politica insieme, Matteo Ricci, Beppe Sala, Nardella, Lo Russo, Luca Vecchi, ci sono dichiarazioni che lasciano agli atti. Ma perché dobbiamo avere paura di mettere una firma che porta addirittura a volte alla sospensione del sindaco se questo paralizza i lavori della politica e del comune e non porta nulla sul piano giudiziario? Ecco, una battaglia di buon senso non può perdere il senso perché la interpreta il tuo avversario. Una battaglia di buon senso è una battaglia di buon senso. Motivo per cui Azione ha votato a favore, motivo per cui sono rammaricato che molti, pur credendo a microfoni spenti in quella battaglia, si sono opposti. Ma vi do una comunicazione, Azione non cederà mai ad una contrapposizione ideologica che fa male all'Italia.